Siamo alla Camera di Commercio con il segretario generale Lorenzo Bolgi, al quale chiediamo un commento su questa edizione di Mestieri d'Autore, un'altra edizione ancora con grande interesse e attenzione per le scuole. Ci dica un po' il suo pensiero su questa edizione che si inaugura domani. Ma è l'ottava edizione, quindi il fatto che l'abbiamo, come dire, ripetuta vuol dire che anche negli anni passati siamo rimasti soddisfatti. In questa circostanza sono 48 gli artigiani che hanno partecipato a questo concorso, perché di questo poi si tratta, un concorso nel quale cerchiamo di premiare le migliori opere che l'artigianato artistico e di pregio fa nella nostra provincia. Teniamo conto che nella nostra provincia ci sono oltre 1000 artigiani che operano nel campo del cristallo, del ferro battuto, del cuoio, della lavorazione di altri materiali, quali sono le stoffe, voglio dire la carta. Per cui ecco, è una pluralità di settori, tutti sono stati invitati a partecipare, fra tutti quelli che hanno partecipato, appunto i 48 sono le opere esposte, e tra queste sceglieremo le 5 da premiare. Premieremo appunto un controvalore per circa 15.500 euro e questa iniziativa, come negli anni precedenti, ha partecipato anche l'istituto Cennini, la sezione Cennini di Colli Valdezza e l'istituto d'arte di Siena. Perché abbiamo, come dire, l'intendimento di favorire questo rapporto tra questo tipo di scuole che hanno questo aspetto, diciamo, professionale e il nostro artigianato artistico, con l'intento chiaramente di favorire in qualche modo anche la creazione di nuove imprese, consapevoli che solo, diciamo così, se esistono imprese, solo se esistono persone, artigiani che sanno fare cose di qualità, diciamo, il nostro tessuto in qualche modo può essere rivitalizzato e si può competere meglio sui mercati nazionali e internazionali. Erano presenti alla conferenza stampa anche rappresentanti del Comune di Siena, il vice sindaco Mancuso e rappresentanti del team di Siena 2019. Allora, come vanno a innestarsi dentro al concorso di Mestieri d'Autore anche queste altre realtà? Ma con il Comune di Siena c'è una collaborazione anche qui pluriennale, perché la manifestazione ha sede presso i magazzini del SAI, per essere più precisi, nelle stanze dei costumi.